3 agosto 2010. Solo 2 giorni fa ho trovato esanime e squartato il corpo di Edoardo, il mio amatissimo pesce, aveva 7 anni. Poi c'erano anche 2 melanotenie morte, o almeno quello che ne rimaneva. Abbiamo avuto dei problemi del filtro, si è distrutto completamente, o meglio si è staccato un tubo e non ha filtrato più nulla. Potete immaginare cosa non sia capitato in un acquario lasciato per 3 settimane da solo. Fatto il cambio dell'acqua, con l'acqua Sant'Anna di Vinadi, ottima qualità, mi è costato un patrimonio, ne ho messi dentro 80 litri, e poi dopo ho inserito nel filtro il carbone attivo che solitamente non utilizzo e delle rocce che assorbono le sostanze organiche disciolte. La situazione è abbastanza tranquilla. Ora vediamo, l'acqua è leggermente torbida, ma è dovuta alle rocce che ho inserito dentro per pulire. I pesci sono quasi tutti concentrati nella parte sinistra. Possiamo vedere qui due scalari. Priscilla 2 è questa, eccola qui. E l'altra non so se sia 1, 3 o 4 perché non le ho mai distinte. Dietro i bellissimi Metinnis, l'ultima melanotenia è rimasta. Invece sulla destra due delle Priscille. Che cosa hanno fatto di bello? Hanno ben pensato di deporre le uova. Eccoli qui. Quindi questi due scalari, pensavo l'acquario fosse in condizioni veramente critiche da un punto di vista dell'equilibrio biologico, e invece niente, evidentemente se gli scalari si mettono a deporre le uova, vuol dire che l'acqua poi tanto schifosa non era, era più scena che altro. Io non riesco a capire quale dei due sia il maschio e quale dei due sia la femmina. Hanno entrambi una specie di appendice genitale che esce alla stessa maniera, quindi non riesco a capire quale sia il pisellino e quale sia la cosina che depone le uova, però qui va abbastanza tranquillo. Purtroppo, ecco, le uova non si schiuderanno mai perché verranno mangiate o dai genitori stesse, anche se stanno difendendo benissimo il territorio, o dagli altri pesci. Vediamo qui una sorta di lite fra scalari, due Priscille a confronto. I Metinnis sono tanto buoni, la melanotenia oramai è da sola, non rompe più le balle a nessuno. Vediamo che sono riuscito a recuperare delle piante che i Metinnis mi abbiano distrutto. Meno male che in genere mangiano tutto. Ed ecco qua. Lo scalare, come sempre, da bravo ciclide, fa attenzione alle proprie uova, va lì sopra ad ossigenarle con le proprie pinne e poi soprattutto fa attenzione che nessuno si avvicini, se no poi si incazza come una iena. Purtroppo non avevo garanzia di schiusa delle uova, come dicevo prima, perché a parte che vado via adesso per altre 3 settimane piene, e poi le uova in un paio di giorni si schiudono, e in una vasca di comunità fisicamente non possono restare. Però è comunque una cosa interessante. Non so se si riesce a notare, le hanno deposte sulla parete del filtro e meticolosamente per oggi, durante tutto il pomeriggio, con la bocca hanno raschiato via le alghe che incrostavano questo filtro per deporre le uova. Hanno proprio creato l'habitat, l'ambiente perfetto. Eccole qua. Non le mollano un secondo, sono sempre lì dietro. È bellissimo vedere come le ossigena. Pac, 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 è sempre lì, mentre ma, o il padre o la madre, insomma, comunque ci stanno dietro, ogni tanto vanno ad accaparrarsi. Priscilla 2 non ci sta, lei è la vera drag queen dell'acquario, adesso dopo Edoardo, e quindi fa un pochino l'isterica. I Metinnis sono tanto buoni, ma quanto sono belli questi pesci! Non so come faccia Matteo a non apprezzarli. Ed ecco qua. Bene, lasciamo i due genitori in erba, o meglio i due fecondatori, e
io devo andare a pigliare l'aereo per andare giù fino a Roma. Spero fra 3 settimane di trovare l'acquario in buone condizioni. Le mangiatoie automatiche sono piene, dovrebbero avere autonomia per 15 giorni. Poi spero nell'intervento di mia moglie. Ecco qui questo che si è questa alta Priscilla che si avvicina con fare furtivo. Beh, sono dei begli esemplari di scalare, nonostante tutto. Me li ha regalati Andrea. Ormai 1 anno e mezzo fa. No, era giugno dell'anno scorso. Quindi hanno poco più di 1 anno questi, sono giovani. Mentre vecchietti ci sono i due Corydoras. Pensavo morissero già da tempo, invece questi resistono nonostante qualsiasi intemperie. Uno è qui e l'altro. Boh. E l'altro là dietro. Ecco qui, sono belli cicciottelli come piacciono a me. Ecco qui la difesa dei cuccioli. Pensavo che una volta deposte le uova ci fosse una livrea ancora più bella, perché a volte mi danno sull'azzurro gli scalari questi, invece niente, vabbè, sono coi colori belli marcati, però si poteva fare di più. E un metinnis che ha azzannato una povera melanotenia. E vabbè, questo è il mio povero acquarietto ormai mutilato, vediamo se... Ciao belli. Deponetemele quando ritorno su. Ma in via definitiva. Così poi facciamo un acquarietto tutti di pesciolini. Nati qua.